Bentornato nel mio canale. Oggi è giovedì 16 settembre 2021. Di che segno sei oggi? Guardiamo il video per scoprirlo. Oroscopo Bilancia. Benvenuto a Marte Battagliero. Un acquisto importante oggi al mercato delle stelle. Ci va Mercurio con il carrello della spesa e a casa, insieme alle solite cose, pulviscolo stellare, fasi lunari, costellazioni extrazodiacali. Vi porta una novità interessante, Marte, che mancava dal vostro segno da almeno 2 anni. Inizialmente il suo bollore e la sua grinta vi appariranno eccessivi, destabilizzandovi, tanto che cercherete di arginarli appellandovi alla quadratura della Luna, impiegata come baluardo. Fatica sprecata, il pianeta rosso è più forte a braccetto col pensiero mercuriano, la sua azione si rivela fin da subito dirompente. Potrete fare grandi cose e in fretta, ma dovrete essere voi stessi a dare l'ok, scoccando la freccia della volontà indirizzandola verso un obiettivo. Compiuto l'atto iniziale, abbassate pure il braccio e state a osservare, con il placette del karma la vostra iniziativa andrà a buon fine. Regali e doni in arrivo, possono essere anche forti guadagni per fortuna improvvisa, per eredità, per introiti dovuti a vendite. Con il vostro partner troverete una collaborazione che vi permetterà di coronare il vostro sogno d'amore. Periodo in genere molto fortunato e con miglioramenti palpabili ed evidenti. Aiuti diversi e sotto diverse forme, vi sentirete molto attivi e molto energici. Oggi inizierete a recuperare le energie perse negli ultimi tempi, in questo modo sarete non solo più energici ma anche più positivi nell'affrontare i piccoli problemi quotidiani. Controlla le bollette scadute. Sistema i pagamenti arretrati. Occulto e astrologia ti attireranno particolarmente. Sogni profetici. Fai un po' di yoga. Potreste aver bisogno di tutta la vostra carica emotiva per impegnarvi in qualcosa che oggi vi potrebbe far impazzire, alcune difficoltà infatti si presenteranno quasi come insormontabili, ma con la vostra caparbietà dovreste farcela. Se vi sentite in colpa per qualcosa, analizzate meglio la situazione e vedrete che le vostre responsabilità sono davvero limitate. Gli affari potrebbero procedere meglio e il lavoro essere brillante se solo vi riuscirà di recuperare quella fiducia in voi stessi che manca da parecchio. E se sui sentimenti le giornate vi sembrano piatte, provate a scoprire nelle cose piccole le profonde gioie dell'amore. Portate pazienza soprattutto nella prima mattinata. Non sempre le persone riescono a capirvi e potreste andare incontro a spiacevoli quanto inutili discussioni. Fase critica oggi a causa di un aspetto di Giove niente favorevole per voi, supererete tutto con disinvoltura, ma non nella giornata di oggi. Un buon inizio per chi ha messo su un'attività in proprio da poco, tuttavia non lasciatevi prendere dai facili entusiasmi e metteteci ancora tanto impegno se volete consolidare una posizione che avete acquisito. Cercate di non guidare nelle ore notturne o se le condizioni meteorologiche sono proibitive, se proprio siete costretti a farlo fatelo sempre con estrema prudenza e attenzione. Non fatevi sedurre dal brivido di rischiare in affari improbabili, potrebbero rivelarsi solo sogni. Controllate le spese superflue se siete nate alla fine del segno. Non fomentate discussioni in amore se appartenete alla terza decade, risultereste perdenti e disilluse. Dal lato sentimentale non potete lamentarvi, però attenti ai colpi di testa del partner. Potete chiudervi alle spalle una fase non facilissima sapendo di avere di fronte un opportuno momento di distacco dal quotidiano e quindi di meritato relax. I rapporti in famiglia sono protetti da Mercurio e da oggi da Marte che entra nel vostro segno, sarete animatori indispensabili di un allegro clima di divertimento. Attivissimi in ogni sport, gioco all'aria aperta, riuscite a guadagnarvi il ruolo di capobanda nelle allegre situazioni in cui vi troverete. Marte e Mercurio riempiranno di ilarità questa vostra giornata di settembre. Oggi siete stanchi e con i nervi a fior di pelle. Tutta colpa della luna dissonante. Sul lavoro c'è qualche dubbio, ma riuscirete a cavarvela. La tua creatività oggi raggiungerà delle nuove vette, ma potrai ancora moltiplicarla per 10 mettendoti in società con qualcuno. In questo momento i partenariati sono molto vantaggiosi per te, grazie alla tua capacità di trasmettere agli altri la tua energia positiva.
mandate dei segnali contrastanti. È un po' di tempo che le persone non sanno più come avvicinarvi. È un momento di cambiamenti ed assestamenti, quindi è normale che proviate delle sensazioni che nemmeno voi riuscite a codificare. Tuttavia, bisognerà mettere in conto qualche ulteriore scossone, anche emotivo, per poter raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissi. Senza metodo non riuscirete a dare continuità, ma senza chiarirvi le idee, non riuscirete a trovare un equilibrio personale. Grandi novità nel vostro cielo, non certo recapitate dalla Luna, imbroncita in quadratura, piuttosto dal vostro inquilino Mercurio, governatore della giornata, che si appresta ad accogliere Marte battagliero. Pensiero e azione in perfetta sintonia, oggi le vostre idee trovano subito immediata realizzazione. Amore ed Eros, amore frizzante, più all'esterno però che in famiglia dove vi scontrate con lo zoccolo più anziano e più tradizionalista che non capisce e, naturalmente, non approva questa nuova edizione di voi stessi. Ma come, il virus sta circolando e voi ve ne andate in giro a godervi l'Appia Hour con gli amici? Sì, lo fate, ma con cautela, mantenendo le distanze ed evitando gli assembramenti. Seguendo le regole non rischiate nulla e non esponete a rischi nemmeno i vostri cari. Vi sentite in vena di stupire il partner con una delle vostre romantiche sorprese. Per esempio? Cena intima e un carico di coccole. Oppure non disdegnate di assecondare le sue più grandi passioni. Il vostro fascino è ribadito da una bella Venere, vostro nome tutelare in Scorpione, armonica per il vostro segno, che non smette di formare buoni aspetti e vi fa sentire spigliati in nuovi ambienti sociali. Fase di calma e di equilibrio nelle coppie rodate, specie se appartenete alla seconda decade. Se invece siete in cerca dell'amore, i pianeti promettono scintille quest'oggi, specie se nati dal 24 settembre al 4 ottobre. Spumeggianti e vivaci, non avrete che da raccogliere gli ammiccamenti e le proposte che arriveranno da più parti. Buon divertimento con astri così benevoli. Lavoro e denaro, rampanti e decisi a cavalcare la tigre che ora sentite ruggire sotto di voi. Voglia di darvi da fare, di riprendere il corso normale della vostra vita personale e professionale. Tornare sui banchi di scuola in presenza è una bella esperienza, anche se andrebbe gestita con una migliore organizzazione e un filo più di cautela. Ma non possono fare tutto enti e governi. Una parte non ininfluente tocca anche al singolo, anche a voi è richiesto di impegnarvi, sia negli studi e nel lavoro, sia nella buona gestione delle relazioni secondo le regole. Tutte le relazioni richiedono serietà, pazienza e disponibilità. Oggi sarete chiamati ad esercitare queste tre virtù, in molti contano su di voi per portare a termine un importante lavoro di squadra. Potete sfruttare questa giornata per riflettere su alcune importanti mosse da compiere in campo lavorativo. Mercurio nel vostro segno vi farà analizzare tutti gli elementi per una strategia d'azione vincente. Benessere, benone un esame universitario o quello di guida, i vostri riflessi pronti, l'eloquio sciolto e la simpatia fanno la differenza. Vitalità rampante, perfino esagerata, il rischio è che, come gli animali di peluche a molla che andavano di moda un tempo, finita la carica vi fermiate anche voi. Siete il segno equilibrato per antonomasia, votato all'equilibrio, perciò dovreste sapere che le energie vanno dosate e finalizzate verso un obiettivo, senza cambiare marcia di continuo. Una velocità moderata sarà la scelta giusta, né troppo poco gas, se esaurite in fretta tutto il carburante poi cosa vi rimane? Evitate il rischio di restare a secco facendo bene i vostri conti. Qualunque cosa tu possa fare per aiutare gli altri è ben accetta, porta fiori a casa, fai un respiro profondo al posto di discutere e aspetta di vedere cosa ha da dire l'altra persona. Questo può farti sentire rilassato. Per lei, e no. La suocera invadente non continuerà a dettare legge a casa vostra, vi siete già preparate un discorsetto che non fa una grinza e ora che finalmente il coraggio di aprir bocca non la passerà liscia. Una vera bomba, togliete l'innesco e chiudete gli occhi. Fatto. Per lui, se il passato diventa una muraglia invalicabile e ostruttiva, non resta che farlo saltare con una dinamite. Farà male, forse anche paura. Ma è un passo necessario che non potete più procrastinare.
colore delle emozioni, rosso ciliegia. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 10, finanze, 9, benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.